Salve gente, sono Larus, qui su Rom 2 Total War con i nostri siracusani. Nell'ultima puntata, prima puntata, abbiamo conquistato Messana, ovvero Messina, abbastanza in fretta. E ci rimane solo più da conquistare Lilibaenum e abbiamo conquistato la nostra prima provincia, ovvero la Sicilia. Adesso arriva il peggio, perché i romani saranno incazzatissimi. E praticamente sì, ho l'appoggio dei cartaginesi in questa guerra. Perché sono passato dalla loro parte. Però i romani hanno una flotta niente male. Qua possiamo vedere che c'è la flotta romana, appunto. E oltretutto hanno un esercito di terra che potrebbe farci molto male. Quindi il mio piano è conquistare più velocemente possibile tutta la Sicilia. Poi dopo possiamo puntare sulla Calabria. Sulla Magna Grecia, appunto. Dovremmo andare contro i Sanniti. Oppure posso tentare un attacco della Corsica e Sardegna. Solo che sono un obiettivo abbastanza difficile. Perché, siccome loro hanno superiorità indiscussa sulla flotta, attaccarli sul mare non è una buona cosa. Secondo me è meglio attaccarli sulla terra. Oppure, tipo, prima conquistare la Sicilia, fermarci un attimo, aspettare che Annibale faccia qualcosa e i romani facciano qualcosa e si mangiucchino a vicenda intanto che io posso attaccare i romani dalla Corsica e prendermi la Magna Grecia. Detto questo, torniamo. Ah, gelo. Hai bisogno di una nuova abilità. Chi è gelo? Ah, delle teste dell'idra. Intanto, mettiamo così. Ok, mettiamo comandante, che è sempre un'ottima abilità, secondo me. E vediamo un po' che cosa vuole fare sia Cartagine sia Roma in questa parte. The Senate sees no profit in continuing hostility. Let us move towards peace. Vogliono subito la pace, mi darebbero anche 1620 di oro. È allettante, però preferisco di no. Very well. The empty cup is a sad cup, but sometimes no one will pay the tavern bill. Ok. Ora. A Messana. Aspetta, vediamo un attimo un po' che fare. Io direi di fare subito. Un anfiteatro che ci dà guadagni, soldi dalla cultura. Siccome però noi siracusani abbiamo bonus tramite guadagni con la cultura, direi un anfiteatro va più che bene. Poi c'è anche uno storico anfiteatro a Siracusa, tuttora presente. Un anfiteatro greco. Non so se c'è qualche siracusano tra di voi. Però comunque uno dei miei sogni è andare anche in questo anfiteatro che molti mi hanno detto che è veramente fantastico. Ora, possiamo fare... Che cos'è questo? Query. Che ci dà soldi dalle industrie. No, facciamo un altro edificio militare, però Messana. Invece qui, nel terrore di Phobos, facciamo... Questi bicchieri qui possono bastare solo che uno plita. Anzi, no, facciamo un bicchiere in più. Così siamo in quattro. L'unica cosa è che vorrei aggiungere altri giavellottisti. Così può bastare. Ora... Puntiamo sullo speronamento. E possiamo anche fare turno successivo. E possiamo prendere subito poi dopo Lilibaenum. Così la Sicilia sarà siracusana. La popolazione è infelice però. Questa cosa qui non mi piace assolutamente. Dovrei forse abbassare un po' le tasse. Vediamo se mi porta tanti malus.
Direi di abbassare al massimo le tasse per il momento. Così almeno aumenta anche la crescita demografica. E facciamo un porto commerciale a Messana. Ok. Partiamo subito con la conquista. Intanto con questo esercito qui forse possiamo mandarlo a Messano o lo lasciamo a Siracusa. Lasciamolo qui. Intanto con la flotta andiamo a controllare un attimo che cosa succede qui. Possiamo anche fare qualche incursione commerciale. Secondo me possiamo. Sì. Così prendiamo un po' di soldi dalle razzie commerciali. Ah, che bello. Intanto, Tolomeo, sei tu che dovevi salire di grado? Sì, sei tu. Ora, potresti fare... un po' di intrigo. Perfetto. Ok, stiamo partendo col terrore di Phobos. Tanto... Many good men have died in our wars. The Senate looks to find terms that will bring rest to all our swords. I romani sono proprio messi male se vogliono fare subito una pace con noi. A quanto pare loro sono attaccati da boi, carpetani, siracusani, cartaginesi, i volci e i liguri. Un bel po' di persone, ecco. E non mi stupirei se loro vogliono fare subito una pace. Però io dico no. Io combatto fino alla fine. Tanto ci sono condizioni non stagionali. Possiamo andare subito all'attacco di Lilibaenum. Tanto l'esercito romano dove è finito? Qua c'era un esercito romano. Direi che si può anche autorisolvere questa battaglia. Non è... così impossibile da fare. Quindi pam. Fatto. Ok. Catturiamo. E abbiamo conquistato tutta la Sicilia. Evviva. Ah, però qua non possiamo più ricostruire niente. Ah, non ho abbastanza soldi. Spostiamoci a Messana con quest'altro esercito. Perché non so dove sono finiti i romani. E ok. Ora possiamo fare gli editti dei provinciali. Molto bene. Io direi... di fare... Bredon Games, che sarebbe, credo, Panem et Circensem. Così aumenta un po' il cibo e anche un po' la felicità della popolazione, che non è troppo felice al momento. Ok, intanto il mio generale ha bisogno di nuove abilità. Facciamo comandante. Molto bene. Conquistata subito la Sicilia, vai. Peace. Honestly forged between men is a worthy thing. What say you? Ogni turno che passa mi dà sempre più soldi. Io dico no. No, non ci sto. Questa guerra la posso vincere. Non so, ho conquistato la Sicilia. Ok, prima missione conseguita. E ora devo controllare almeno 4 province, tra cui la Tripolitania, l'Africa, la Numidia e la Mauretania. Tutte province... tutte province dei cartaginesi alleati. Devo proprio... cioè, devo proprio continuare questa missione?
Io preferirei conquistarmi tutta l'Italia. Almeno tutta la Magna Grecia prima di fare una pace con i romani. Ah, io non mi fermo, assolutamente no. Poi adesso che sto andando abbastanza bene, no, no, non mi fermo. Risistemo un po' la situazione finanziaria e anche con gli edifici e poi dopo partirò per la conquista della Calabria e della Magna Grecia. Ah, che bello conquistare tutto con i siracusani. I romani hanno fatto una resistenza praticamente inutile, però sta arrivando la flotta romana. Però sono un po' più impegnati magari a completare la conquista di Cartagine. I romani non se la passano tanto bene. Tanto faccio un po' di ricerche di filosofiche. E invece qui cosa possiamo costruire? Costruiamo questo quarry, che non so ben che cos'è. Dovrebbe essere una zona industriale, per quanto possa essere industriale questa epoca. E ok, non abbiamo tanto da fare in questi turni, quindi continuiamo a turnare. Cartagine chissà che cosa starà facendo. E i romani vogliono sbarcare? Probabilmente sì. Che cos'è questo? Una flotta nemica. Dobbiamo combattere i romani, mi sa, tra poco. Spostiamoci a Siracusa. E ora facciamo un paio di giavellottisti e la cavalleria cittadina. Ok. Abbiamo completato gli edifici che dovevamo fare. E ok, stiamo un attimo fermi. Tolomeo è il nostro dignitario, nobile anzi. Possiamo dargli alcune nuove abilità. Io direi Treachery. Ok, molto bene, torniamo ancora. Ok, cosa vuole fare? I romani non li capisco. Cosa stanno facendo? Ok, Sanniti e la Lega Etrusca erano in guerra, a quanto pare. Voglio ricordare che però non è che probabilmente, ovviamente, né i Sanniti né la Lega Etrusca esistevano più nel 218 a.C. Perché li hanno messi, secondo me, li hanno messi per simulare quello che poteva essere la politica romana sulle alleanze. Prima dell'impero, quando era ancora repubblica, molti di voi lo sapranno, i romani non avevano proprio tutti i loro domini, non erano esclusivamente loro, ma erano di alleati che davano tributi, diciamo una sorta di stati vassalli, se proprio vogliamo dire. E quindi perché hanno messo questo su Rom 2, queste due fazioni che sono belle sepolte da un bel po' di tempo? Giusto per dare l'idea che i romani erano una lega di alleati all'inizio con l'Ider, la città di Roma. Ok, adesso posso fare. Non un granché di roba, potrei fare i peltasti. Questi qua mi intrigano, però andrei su altri picchieri che non mi vuole far costruire. Ora, a Lilibaeum iniziamo a spostare unità. Iniziamo l'invasione partendo da Crotone in Calabria.
Così, pian piano, poi dopo ci avviciniamo verso l'Italia. Anzi, siamo già in Italia, però ci avviciniamo verso la Magna Grecia e il centro Italia. Io non so se voglio conquistare subito i Sanniti. Non lo so. Voglio prima conquistare tutte le province della... tutte le regioni, anzi. A Taranto non era romana. Aspetta, ma i romani sono attaccati anche dai Sanniti? Eh sì, sono anche attaccati ai Sanniti. No, 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 non se la cavano assolutamente. No, sono messi molto male. Tanto Cartagine, tu come te la cavi? Most excellent friend, be at home and speak as you would before your own heart fires. Possiamo fare qualche tipo di alleanza, tipo un passaggio militare a te non va. Ok. Ora facciamo un campo di arcieri. E adesso continuiamo a pattugliare un po' le zone. Vorrei andare a Crotone adesso però. Vediamo come è messa Crotone. È totalmente sguarnita Crotone. Potrei anche attaccarla volendo con la flotta. Probabilmente riuscirei anche. Probabilmente. Però non voglio dire nulla. Non sono un bravo comandante navale, quindi... Ah, ok. Facciamo... Archimedes Crew. Ah, sì. La pompa d'acqua di Archimede. Sì, che ci dà bonus per l'agricoltura e anche per la crescita demografica, anche la costruzione dei porti. Ok, dal prossimo turno potremo attaccare Crotone. Avviciniamoci ancora un po' di più, va? E prenderla. Non dovrebbe essere nemmeno un attacco troppo difficile. Possiamo prendere la flotta romana che sta passando per la Sicilia, se vogliamo, ovviamente. Your wares are as common as salted fish. We no longer see merit in trade with your merchants. Emporion non vuole più fare un accordo commerciale con noi. Probabilmente perché in guerra con Cartagine è scoppiata una guerra, quindi gli capisco. Ehi, i Sanniti hanno attaccato. Però io non attaccherò. Ah. Ok, mi è morto il generale degli Eracoteni. E adesso posso reclutare i Piked Hoplites, che sono dei Hoplite cittadini molto potenti. Forse un'unità di Hoplite migliori di tutto il gioco. E li testeremo. Non so di che esercito sono, sono di questo esercito siracusano. Testeremo queste unità, poi dopo, nelle battaglie successive. Ora... voglio vedere un po' dov'era la flotta romana che stava passando qui. Possiamo ingaggiare la flotta delle tempeste dell'Adriatico. Però prima facciamo la battaglia di Crotone. Credo che anche questa la possiamo autorisolvere. Non è che mi sembra una battaglia troppo difficile. È conclusa. Ok, il terrore di Phobos aumenta di traizione. E direi di fare lancieri formidabili. Il nostro generale lo rendo generale. E posso anche farlo maritare con qualcuno. Con qualcuna, almeno. No, non posso ancora. Ti posso far sposare, generale? Sì.
Ah, no, non posso. Intanto. Torniamo ancora, oppure a Crotone possiamo... Sì, possiamo costruire altri edifici. Ok, siamo a posto così. E non abbiamo nient'altro a conquistare in Magna Grecia, a meno che... Rome suggests that we agree terms to staunch the flow on both sides. No, non ancora. Poi mi chiedono sempre meno soldi. Io direi adesso dobbiamo concentrarci sulle isole, la Corsica e la Sardegna, perché non voglio ancora attaccare i Sanniti. I Sanniti sembrano abbastanza potenti per il momento, quindi vorrei fermarmi un attimo nella conquista. Andiamo ad attaccare la tempesta dell'Adriatico, una battaglia navale, e si ritirano. Volevo fare una battaglia navale, e non me la fate fare. Io ho pagato e non me la fate fare. Ok. Ora qui a Crotone ricostruiamo. Direi di fare un terreno consacrato e anche fare un homestead, che sarebbe tipo un pascolo o qualcosa del genere. Tanto con questo esercito continuiamo a costruire nuove unità. Io direi di concedere le unità di giavellottisti e mettere al loro posto dei peltasti, che sono ottimi, sono migliori. E ok, molto bene. Tanto con questo esercito qui, teniamo al momento qui a Crotone. Non è che mi serve al momento per un'invasione della Magna Grecia, però nel caso se la situazione con i Sanniti diventa un po'... non divento tanto amici, posso sempre attaccarli quando voglio. Molto bene. Ora, riusciamo a fare questa battaglia navale? No. Assolutamente no. Ora, sbarchiamo. E possiamo iniziare... Aspetta. A muoverci verso Cagliari. Così arriveremo in Sardegna. È un po' distante la Sardegna, eh? Però quando ci arriveremo potremmo poi dopo iniziare una conquista. Ovviamente supportati dalla flotta. Intanto... Sì. Tutto bene. Qua facciamo una fattoria? Sì, perché no? E facciamo anche qui. Ricerchiamo ingegneria, che possiamo fare il workshop. Così possiamo fare nuove armi, armature per le nostre unità. Che è un'ottima cosa. Ora, vediamo un po' che cosa vogliono fare i romani. Che al momento non hanno fatto nessuna offensiva decisiva. Secondo me sono molto spaventati. Però vediamo un po' come se la cavano. E i cartaginesi non li ho ancora visti far nulla. Probabilmente loro stanno conquistando tutta la Spagna per poi dopo attaccare dalle Alpi, chi lo sa. Tanto Tolomeo, tu stai diventando un bravo ragazzo. E aumenta l'intrigo. Possiamo muoverci per Cagliari. Ok, la nostra flotta che si muove a Cagliari. Che bella. Ok, tanto a Crotone abbiamo qualcosa da fare. Sì, io volevo fare un più che altro. Avevo idea di fare un tempio di Zeus, che così diffondiamo la cultura greca qui. E qui un pescivendolo vorrei fare anche. Oh, anzi no. Non lo so, al momento ancora nulla, Crotone. Non voglio costruire dei pescivendoli nuovi. Stiamo così. Oh, una balena!
Che ci fai, balenottera? Che... Ma che brutta che sei. Comunque, partiamo ancora con l'attacco, che ci stiamo mettendo un po' ad arrivare a Cagliari. E non va troppo bene. Ma io ero rimasto. Che... No warrior like standing alone in battle. Should we not be sword brothers and watch for each other? Sanniti, vi devo dire una cosa. Mi ispirate abbastanza come alleati. Però la cosa è che la Magna Grecia la voglio tenere io. Quindi, sapete che non... Che devo fare? Perché effettivamente alleati potrebbero servire, ma non adesso. Prima penso ai romani, poi dopo vediamo un po'. Ok. Terrori Phobos. Qual è? Non è questo? Ha preso una piaga, qualcosa del genere. Tanto in Sicilia la popolazione è incoraggiata. Ah, qui c'è... qui c'è un... c'è un esercito niente male. Ok. Devo dire, non me l'aspettavo una presenza così massiccia di romani. Però vediamo un po' che riusciamo a fare. Probabilmente, come nella mia serie sugli ateniesi, farò un assedio a Cagliari. E la terrò un bel po'. Comunque, non mi ricordo bene, ma Cagliari, dopo la seconda, dopo la prima guerra punica, non era passato in mano, cioè non era rimasta sempre ai cartaginesi, oppure era passata in mano ai romani? Io per quanto ne so, era così, però io su storia, cioè non so come si può chiamare, storia geografica, geografica storia, non è che me ne intendo molto, ve lo dico subito. Facciamo un assedio navale per il momento, poi dopo vediamo un po' che cosa fare. Tanto qui possiamo fare dei... prendere i lancieri italici. Effettivamente potrebbero servire. Ho un po' di cavalleria. Intanto l'esercito romano come suddiviso? Ci sono tanti principes, tanti astati. Forse mi servirebbe un po' di cavalleria. Cavalleria mercenaria senza dubbio. Ok. E facciamo anche dei... delle caserme per gli opliti. Torniamo. Forse deve prima conquistare Olbia, ma non ne sarei così sicuro. Secondo me dovrei andare di assedio a Cagliari. Non so. Trigo politico. Ah, promozione assicurata di un... di un altro mio generale. Facciamo... continuiamo a tenere l'assedio. E magari posso anche costruire nuove unità. Cavalleria mercenaria senza dubbio, perché ci serve. E dobbiamo tenere un... fare un po' di resistenza, perché credo che ci faranno prima o poi una sortita. Noi due prendiamo attrito, sia lui che io. Però siccome gli ho bloccato i porti e anche gli ho assediato la città, dovrebbe prendere più attrito lui. E infatti tra due turni si dovrebbe arrendere per mancanza di cibo. Però vediamo un po' come va la situazione. Direi di non prendere assolutamente altri edifici, perché mi potrebbero servire i mercenari. Quindi continuiamo il nostro assedio a Cagliari.
E mi attaccano. Però credo che questa sarà una puntata. Cioè una puntata, una battaglia. Per una prossima puntata. Mi aspetto una battaglia bella dura. E vediamo un po' come va. Salviamo. E ci sentiamo alla prossima, gente. Dall'Aros è tutto. Ciao!